Prima di introdurre questo importantissimo approfondimento su coronavirus ed influenza, accolgo con un caloroso benvenuto anche i nuovi iscritti, che invito a raggiungerci nella mia sola pagina Facebook e quella con oltre 170.000 iscritti. Ve lo preciso affinché non finiate per errore in una delle tantissime pagine fake che hanno aperto sul social alcuni ben organizzati ignoti, proprio per disinformarvi. Si tratta in parte degli stessi che avevano già diffuso in passato la notizia assolutamente falsa della mia morte e che purtroppo continuano tuttora a diffondere, mescolandola, come loro solito, a notizie false e purtroppo, nel caso del coronavirus, anche allarmistiche. Vi sono addirittura persone che, siccome traggono forme di vantaggio dal provocare vittime, di solito si tratta di psicopatici appartenenti ad organizzazioni esoteriche di tipo criminale o individui altrettanto privi di coscienza che agiscono per interessi economici, sia personali che su larga scala, che cercano di convincere quelle più ignoranti che non sarebbe importante sapersi lavare bene le mani, perché tanto quel 2% di persone destinato a decedere per coronavirus o quelle 8.000 persone l'hanno uccise in Italia dall'influenza, secondo loro sarebbero comunque state destinate a morire. E c'è anche gente che le ascolta, ignorando che la stragrande maggioranza delle persone decedute è morta solo perché era stata contagiata. È stato infatti il contagio a far subentrare quelle complicazioni che poi le hanno uccise, aggravando le loro malferme condizioni di salute. Inoltre, le persone che pur ammalandosi guariscono spendono comunque tanti soldi in medicinali. E così gli ospedali quando vengono ricoverati in condizioni gravissime. Nella mia vera pagina Facebook, invece, come su questo canale, troverete solo commenti scritti da persone gentili, educate e corrette. La ragione di tale nostra ormai ben consolidata serenità, anche nei momenti più difficili, risiede nella nostra maturata comprensione e condivisione dell'importanza dei valori educativi contenuti nelle morali delle tante fiabe da me narrate in oltre 15 anni fra web, libri, radio e televisione. Tali valori invitano a studiare costantemente, ad aggiornarsi, ad espandere la propria cultura a 360 gradi. È appunto una delle ragioni principali per cui noi, a differenza di molti altri, nonostante la notizia dell'arrivo dell'epidemia in Italia, siamo rimasti sereni. Eravamo infatti già preparati, per cui sapevamo perfettamente cosa fare. Ci atteniamo al decalogo di istruzioni per ridurre il contagio che trovate nel sito del Ministero della Sanità, che integriamo con quelle da me aggiunte nella lettera aperta al Ministero stesso, ed insegniamo a fare altrettanto al nostro prossimo, sempre con serenità e preparazione. Riteniamo infatti che nel lavarsi correttamente le mani sia importantissimo anche detergere la manopola del rubinetto dopo averla toccata per aprirla con dita potenzialmente infette, che si tratti di coronavirus, influenza o batteri. In questo modo si evita che nel richiuderla senza prima detergerla, errore purtroppo commesso da moltissimi, ci si possa reinfettare le dita passando gli eventuali virus e batteri nell'asciugamano e di seguito portarli inconsapevolmente con noi nel resto della casa, anche in cucina, fino ai nostri familiari. In verità, tale accorgimento di detergere anche la manopola mentre ci si lava le mani andrebbe adottato sempre, perché virus e batteri esistono sempre anche in estate. Si pensi ai virus parainfluenzali che rovinano le vacanze estive, ma a maggior ragione nei periodi di epidemia. E qualora l'epidemia sia particolarmente contagiosa ed insidiosa, infettando numerose persone contemporaneamente, come sta accadendo adesso nel caso del coronavirus, obbligando a letto parte della popolazione, anche di quel 98% che poi guarisce, comunque in quel periodo, stando molto male, non possono certo andare a lavorare. In più, laddove dilagasse l'epidemia, come è già accaduto, viene dato ordine di chiudere per settimane o anche più negozi, aziende
di industrie. Tutto questo si riflette sull'economia sia delle singole persone, ad esempio i datori di lavoro non sanno senza incassi come pagare i dipendenti e questi ultimi avranno difficoltà a pagare i loro mutui o mantenere la famiglia, sia viene danneggiata l'economia nazionale, come stanno confermando anche i mass media. È un grande problema perché è tutto collegato. Ecco perché, come ben sanno i miei lettori e spettatori di lunga data, fra cui molti di voi, inserivo ed inserisco sempre valori educativi nelle morali delle mie fiabe, che siano libri o video su YouTube o post, invitando a non soffermarsi semplicemente sui contenuti di queste ultime, per quanto poi le vedano spesso verificarsi in eventi di portata storica, come anche in questo, ma di approfondire e studiare al fine di conseguire quella serenità che dona una buona preparazione. Ecco perché io e coloro fra voi che mi seguono da anni siamo appunto rimasti calmi mentre molti in politica, in ambito medico e addirittura in televisione sono andati in confusione e allarmismo. Per questo abbiamo visto e stiamo tuttora assistendo a scene spiacevoli di tantissime persone che assaltano in massa, prese dal panico, oltretutto insensatamente, i negozi di generi alimentari e addirittura, in casi estremi, aggredirsi ed insultarsi l'un l'altra, come purtroppo molti fanno anche nei social. Per evitare tutto questo, bastava e basterebbe prepararle per tempo, spiegando in modo sereno ma completo, come appunto ho fatto con voi e le oltre 170.000 persone sulla mia pagina Facebook, su Instagram, su Google. E l'ho fatto da solo, giorno dopo giorno, per amore e bene di tutti, per proteggere dal contagiarsi, o almeno provarci, quel 2% di noi che ammalandosi morirebbe per complicazioni. Quindi si può fare, e il mio ringraziamento va anche a chi fra voi, oltre ad apprendere e correttamente applicare, sta condividendo e continua a condividere queste informazioni perché possono davvero contribuire ad aiutare e sensibilizzare all'importanza di ridurre il contagio. Sapete fra l'altro quante persone già solo di influenza sono morte dall'inizio dell'anno? Oltre 77.000. E sapete quante persone ammalate di influenza ci sono state già solo in Italia, sempre dall'inizio dell'anno? Oltre 7 milioni. Immaginate quante ce ne sono state nel resto del mondo. In Germania, già solo nelle ultime 2 settimane, si sono ammalate ben 80.000 persone di un tipo di influenza particolarmente feroce. E si ricordi che i virus non rispettano i confini. Li attraversano senza farsi alcun problema, specie quando i controlli medici non vengono effettuati correttamente o non vengono effettuati affatto. Lo insegna la storia. La domanda da porsi a questo punto è: perché, nonostante questa realtà, le popolazioni non vengono correttamente educate a sapersi lavare correttamente le mani? A chi conviene fare ammalare nel mondo miliardi di persone di influenza o altro? A chi conviene invece lasciare contagiare la fascia più debole di salute, facendone morire milioni ogni anno? Non risponderemo a questa domanda perché chiunque si arricchisca sul provocare sofferenze e morte altrui non merita pubblicità e neppure menzione. Lo scopo dei valori educativi, che da sempre racchiudo in ogni morale delle mie fiabe, è quello di insegnare a tutti cose utili per migliorare il nostro bellissimo pianeta e la nostra amatissima Italia, così da poter vivere tutti più serenamente e con maggiore benessere. E fra queste cose importanti vi è anche lavarsi correttamente le mani, perché prevenire è meno doloroso che poi dover guarire.
ed in più aiuta a preservare la nostra vita e quella delle persone che amiamo, indipendentemente in quale percentuale statistica veniamo inseriti. Ma noi non siamo statistiche e numeri, siamo persone. Non dimentichiamolo mai. Ogni vita è preziosa. Grazie di esserci. Un abbraccio, Adam Kadmon.